Ed è per questo che stamattina io ho chiesto a Giacomo Stucchi, che è il presidente del COPASIR, cioè il Comitato di Controllo sui Servizi di Sicurezza, di sedersi con me al tavolo di Agorà. Come sta, Stucchi? Buongiorno. Grazie. Buongiorno. Allora, benvenuto, bentornato ad Agorà. La prima cosa che le chiedo è, sì, insomma, la nostra situazione, no? Noi abbiamo un giubileo in corso, un giubileo della misericordia. Abbiamo Roma, che è una capitale oggi simbolicamente, diciamo, importante, incredibilmente importante, e siamo, devo dire, molto allerta. Immagino però che anche i belgi fossero molto allerta. Che cos'è che secondo lei... Sì, sono due sistemi diversi. Quali però sono i rischi che corriamo noi? Nel senso che è vero che a Roma in particolare, ma in tutta Italia, perché è un giubileo diffuso quello che ha deciso Papa Francesco, c'è questo ulteriore elemento attrattivo per coloro che dovessero avere intenzione di compiere delle gesta dalle conseguenze drammatiche del nostro paese. È stato posto in essere anche tutto un dispositivo sul modello Expo che ha permesso, almeno in fase preventiva, di capire quello che sta accadendo, per quanto è possibile naturalmente capire. Non è possibile prevenire tutto, questo bisogna assolutamente dirlo, essere chiari, perché chi comunica un messaggio diverso e dice che tutto è sotto controllo e che sicuramente non accadrà nulla, purtroppo illude le persone, non vogliamo illudere nessuno le persone. Stamattina, su. Cosa fallite in Belgio? In Belgio purtroppo hanno palesato una serie di difficoltà, di incapacità, mi passi pure questo termine, che effettivamente sono imbarazzanti, perché a fronte di situazioni che sono ripetute nei mesi scorsi non si è stato in grado di porre in essere una politica di sicurezza che portasse risultati concreti, ma anche di fronte ad eventi di pochi giorni prima non si è stato in grado di capire quello che stava avvenendo. E quando c'è l'arresto di Salah e non ci si rende conto che automaticamente questo può portare non tanto al fatto che ormai ci fermano gli attentati perché lui era il regista, e infatti è stato dimostrato che lui non era il regista, perché l'attentato di ieri comunque è avvenuto, ma era un esecutore, ma questo avrebbe portato a un'accelerazione, perché probabilmente le informazioni in possesso di Salah potevano essere trasferite agli inquirenti. E quando non riesci a fare questa semplice analisi, vuol dire che ci sono dei limiti che vanno assolutamente superati e sono molto pericolosi per la sicurezza di tutto il mondo occidentale, perché quello che accade in Belgio è indifferente dal luogo dove si realizza la città, perché Bruxelles è uguale a Madrid, è uguale a Roma, è uguale a Milano, è uguale a Parigi, non conta nulla. E l'interesse dell'ISIS, dei jihadisti, è quello di combattere il mondo occidentale. Roma, si diceva, è sicuramente uno dei target possibili. Oggi su un giornale dichiarato sono 1000 quelle che possono essere i luoghi di interesse per compiere un possibile attentato. 1000 naturalmente è un numero messo lì per far capire a tutti che sono tantissimi i luoghi dove, di aggregazione, che possono, se attenzionati e se lì viene svolto un attentato, avere una eco mondiale per quanto riguarda il risultato finale drammatico che loro riusciranno o riuscirebbero a porre in essere. Tra l'altro, con una considerazione ulteriore che va fatta: quando c'è stato l'attentato a San Bernardino in California, quell'attentato dopo 2 settimane è stato dimenticato. Perché? Perché non è stato fatto all'interno di una capitale. Quindi quando qualcosa, o comunque di una città simbolo, quando qualcosa viene fatto in periferia, non ha la stessa eco e la stessa importanza, e viene dimenticato più facilmente rispetto all'evento che viene creato, che viene realizzato in una capitale qualsiasi. Invece, Stucchi, lei ha ragione, Bruxelles è davvero una capitale, è davvero un simbolo.